Capitolo 3. Tratto dai moribondi del Palazzo Carignano di Ferdinando Petruccelli della Gattina. Ferdinando Petruccelli della Gattina muore il 29 marzo 1890, pertanto il testo è privo di diritti di autore. Legge Zimiri. Torino, 6 maggio 1861. Il ministero dunque è il conte di Cavour. L'Europa lo sa, noi lo sappiamo. I membri del consiglio non sono uomini politici. Ciò avrebbe potuto cagionare degli stiracchiamenti, imbarazzare la marcia del conte di Cavour, e quest'uomo di stato non si crea mica degli ostacoli inutili. I membri del gabinetto sono degli uomini d'affari. La di cui personalità, per considerevole che esser possa, non potrà già mai provocare un dualismo funesto in questo momento all'Italia. La politica italiana, qualunque essa sia, è tutta ad un pezzo. Un sol uomo l'ha concepita, un sol uomo la mena, ed egli ha la confidenza dell'Europa. Il conte di Cavour è investito della dittatura dalla maggioranza legale della nazione e il re stesso, il quale è probabilmente italiano altrettanto che Cavour. Vi si rassegna con più o meno di buona grazia e ne raccoglie candidamente i frutti. L'individuo, non di meno lo più spiccato del consiglio, dopo il presidente, è il signor Minghetti, ministro dell'interno. Signor Minghetti, bolognese, ha 48 anni, è alto, biondo, fisionomia mobile, a maniere cortesi. Egli fece la sua apparizione nel mondo politico sotto la protezione del signor Berti Picat, presidente della Società Agricola delle Romagne, e si applicò agli studi economici e pubblicò un libro commendevole intitolato Saggi di Economia Politica. Poi, nel 1847, egli fu dei più vigorosi collaboratori del Felsineo, giornale mellifluo che predicava la dottrina di Gioberti e di Pellegrino Rossi. Poco dopo, il signor Minghetti si recò a Roma, attirato dall'ambizione e dalla sua confidenza nelle velleità di riforma manifestate da Pio IX. E il Santo Padre lo nominò in effetti ministro dei lavori pubblici nel suo primo ministero laico. L'illusione calmata, Minghetti, in divisa di Guardia Nazionale, si portò in compagnia di Monsignor Corbo Libussi, inviato di Pio IX, al quartier generale di Carlo Alberto, il quale combatteva allora l'Austria. Il conte Martini coprì il signor Minghetti della sua benevolenza, e questo commissario del governo provvisorio di Milano ottenne dal re che il suo protetto fosse decorato della croce di San Maurizio e nominato capitano. Il re consentì, il Minghetti fece la campagna con bravura. Dopo la disfatta dell'esercito sardo, il signor Minghetti ritornò a Bologna, riprese i suoi studi ed insegnò, anzi in particolare le dottrine economiche e quelle del diritto. Al congresso di Parigi il conte di Cavour aveva bisogno di un uomo il quale conoscesse in tutte le sue minuzie quella calamità che chiamansi governo pontificio. Farini propose Minghetti e questi andò a Parigi in qualità di segretario particolare del conte di Cavour. Alla chiusura del congresso, non potendo senza pericolo far ritorno a Bologna, Minghetti viaggiò in Francia, in Inghilterra ed andò perfino in Egitto, attiratovi, dicesi, non dal desiderio di contemplare le piramidi e i loro 40 secoli, ma da due piccoli piedi e da un crinolino. Un anno dopo ritornò. Il conte di Cavour lo ritenne a Torino e lo nominò segretario generale agli affari stranieri.
Dopo la pace di Villafranca, Minghetti si dimise col suo protettore e si restituì novellamente a Bologna. Vi fu nominato presidente dell'Assemblea Costituente nel settembre 1859, poi ministro, infine deputato al Parlamento di Torino. Egli esordì con un discorso eloquentissimo in favore della cessione di Nizza e Savoia. Infine, sebbe il portafoglio dell'interno quando il signor Farina ailassò. Preferì di andare a troneggiare a Napoli, ove egli doveva perdere la sua rinomanza e guadagnare l'itterizia. Il signor Minghetti è ambizioso, egli farà il suo cammino. Egli è largamente liberale, se tuttavia è qualche cosa, perché egli è tutto con tutti, eccetto austriaco ed oltremontano. Avvegna che alcuno non contesti che egli sia cattolico a doppia fodera. Minghetti ha sfiorate tutte le dottrine, da Melchiorre Gioia a Rosmini, da Balbo a Gioberti. Egli è l'uomo ad impressioni vive, artista nella forma. È il primo legislatore italiano che abbia scritto delle leggi in lingua italiana pura, senza accentuarne il Mamiani e i ministri toscani che vennero poi ed oggi sono. Il signor Minghetti ha la parola soffice, la frase ben congegnata, la voce armonica ma la cadenzata, le idee sobrie ma chiare, la percezione viva. Egli affabile, assiduo al lavoro e facile, e senza sussiego morge, insinuante, conciliativo, atto a comprendere tutto e a comprendere subito. Quando una questione lo imbarazza, egli la evita con una promessa o una professione di fede di liberalismo generale. Minghetti adora il futuro. Raramente risponde che ha fatto o che è in via di fare, e farà. Egli non mette alcun amor proprio nelle sue concezioni. Aveva presentato una legge, per molti tratti commendevole, sull'argomento amministrativo dei comuni e delle province, ove aveva infiltrato dentro un'idea un po' sua, quelle delle regioni. La Camera non volle udirne a parlare. Minghetti non se ne picca, non vi si attacca con affetto paterno, la sacrifica come una trovatella e conserva il portafogli. Egli è l'oratore del ministero. Però la sua abnegazione non gli valse granché. 2 mesi dopo dovette uscire dal gabinetto. In realtà egli si era impegolato al portafogli, ma i ministri toscani pretesero che Minghetti si fosse abbarbicato alle sue famose regioni. Ne fecero ressa, arroventarono la stampa e gli consigliarono amichevolmente di andare a respirare l'aria salutare dei colli natii. Il colpo fu brusco. Minghetti ne è divenuto più calvo e più stupefatto, né smagrito. Ma si dice ancora, quasi che ciò mi facesse caldo o freddo, egli è perfino annoiato del bel sesso. Io so, al contrario, e che tornato dal suo viaggio di Londra, scotto di Lord Palmerston, che non vide, di Gobden, a cui scrisse una lettera, di una mezza dozzina di quelle miss che passeggiano la sera di Regent Street, all'uscita del ballo di Eagle Room, il signor Minghetti ritorna alla Camera e si era assegnato a sostituire alla vicepresidenza quel povero grand'uomo mancato di Poerio, cui è impossibile sostituire con grande giubilo della Camera. Quando Poerio presiede, noi siamo in carnevale. Minghetti si è assiso tra gli imbronciati del terzo partito, ma egli appoggia apertamente il gabinetto. In segreto, Dio solo conosce i ripieghi dell'anima poetica del signor Minghetti. Però che l'ex ministro è poeta, poeta volontà, e scrive con l'estro stesso e con la stessa leggiadria di un inno alla Vergine e una canzonetta un po' brilla alla Micheletta. Nelle riunioni della maggioranza, il Minghetti sostiene la parte di moderatore.
egli non ha parlato alla Camera che una sola volta, dopo la sua caduta, e fu per difendersi con un'indignazione che fece senso contro l'imputazione di aver violato il segreto delle lettere. E non si mette il rango per un nuovo gabinetto, si lascia negoziamente portare, cullare dalla brezza dell'opinione pubblica, la quale lo dà come dei depositari dei segreti del conte di Cavour, che li portò tutti nella tomba. Non importa, depositario o no, il signor Minghetti aspira agli affari stranieri e al titolo di marchese. I conti cominciarono a diventare troppo numerosi e mi assicurano e i suoi lettori di Bologna e le ballerine del Teatro Reggio che egli studia ora il greco e il turco, onde a non far passare i suoi segreti sugli affari ottomani attraverso di un dragomanno. Egli è in serbo del nuovo. Negli uffici l'onorevole ex ministro spandaiosa la luce della sua esperienza sulle giovani capacità e forma degli uomini di Stato. Ah, perché non apparteniamo anche noi all'ufficio del signor Minghetti? Ci raccomanderemo a Massari nel prossimo sorteggio. Il signor Minghetti sarà certamente ministro di nuovo. Egli ha fatto conservare il suo uniforme nella canfora onde strapparlo alla stupida voracità del tempo e delle tarle. Noi ne parliamo dunque con riguardo, perocché noi rispettiamo sempre l'autorità e il suo prestigio. Questa volta però l'onorevole vicepresidente si guarderà bene di ritornare con le regioni e riprenderà gli sproni e lo scudiscio sacrificati ingratamente dal dolore della caduta. Minghetti aspira adesso alle legioni come più popolari. Noi gli auguriamo un presto arrivo. L'Europa lo attende, i begli spiriti e le miss di Aigleroom lo sollecitano. L'altro ministro cospicuo del consiglio, a causa del suo posto, è il generale Fanti, il quale accampa sul portafogli della guerra. Fanti rivenne dalla guerra di Spagna capitano e un po' mazziniano. Il governo provvisorio di Milano lo nominò colonnello delle milizie lombarde. Dopo Custoza, e si mostrò poco riverente verso Carlo Alberto e poco entusiasta della casa di Savoia, egli segnò con il signor Restelli un libello in questo senso. Non di meno, e si ritirò a Torino quando Radetzky riprese Milano ed entrò al servizio del Piemonte. Dopo il disastro di Novara lo si pretese implicato nell'infelice processo di Ramorino, ma il generale La Marmora riconobbe la falsità di questa insinuazione e la sventò. Fanti fece la campagna di Crimea, poi quella del 1859. Egli fu inviato quindi nell'Italia centrale onde organizzarvi l'esercito. Ed è a quell'epoca che data la sua ostilità con Garibaldi. Fanti però agiva di concerto col re e col conte di Cavour e i loro organi erano Cosenza e Malenchini, il quale vedevano il tentativo su Roma cui mirava Garibaldi perlomeno prematuro. Il generale Fanti fece poscia la campagna dell'Umbria, la quale, quantunque materialmente brillantemente comandata dal generale Cialdini, fu concepita e tracciata da Fanti. Lo si dice forte di strategia ed in generale assai istrutto nelle scienze militari. Io ho inteso perfino attribuirgli la prima idea di quella conversione di fronte che portò l'esercito francese dal Po sul Ticino. Qualunque sia però la sua capacità, gliela si contesta a cagione del suo carattere troppo brusco, troppo secco, cassan. Egli parla male, poco, sempre di un tono irritato. Egli è severissimo, ma non senza predilezioni. Si lascia dominare dalle antipatie per certo, se sa talora resistere alle simpatie. Gli si rimproverano, in una parola, numerosi torti e gravi e funesti, che io non mi incarico né di assolvere né di contestare. Però non gli si tiene conto di un merito supremo.
Il generale La Marmora aveva organizzato un magnifico esercito piemontese. Il generale Alfanti ha creato l'esercito italiano. Egli gli ha dato lo stampo, lo spirito di corpo, l'orgoglio, la coscienza del suo valore. Lo ha preparato alla vittoria. Però che vincere gli è conoscersi. Fanti non osa perché egli vuole essere sicuro di ciò che fa. È uomo di principi e convinto. È un uomo onesto, come tutti gli uomini di Stato del Piemonte del resto. È la sua mancanza di audacia che lo fa sembrare testardo e che lo risveglia intorno a lui tanti odi e tanta collera. Fanti è il solo che osasse resistere al conte di Cavour. Il re non lo ama, ma lo stima. Il generale Fanti ha lasciato anch'esso il portafogli per ritornare alle delizie della disponibilità presso del ministero. Si assicura che egli lasciasse le cose della guerra in grave scompiglio, anzi in completo disordine. Io diffido di questi rumori. Il generale Fanti ha dei nemici implacabili, l'esercito dei volontari ingrati e l'ex esercito dei Borboni ingiusti. Con ciò anche egli un carnet ve lo si darà irreversibilmente come un imbecille. Il generale Fanti, rientrato in Senato, vi fa la sua siesta, attendendo il ritorno del sorriso della fortuna, la guerra ed il portafogli. Per il momento, il suo posto è occupato da Della Rovere e Pascià. Pascià è mezzo se vi piace. Egli non lo sarà mai quanto le circostanze lo esigono. Della Rovere continua l'opera iniziata da Alfanti, senza tamburi né trombette, e lascia guaire chi guaisce, gridare chi strepita. E non mi sembra un uomo imbarazzato dalla molteplicità delle idee, ma ciò che egli sa, ciò che egli vede, è netto e chiaro. Io non ho veduto mai un uomo parlare con più sicurezza, con più convincimento. Sembra che sputi oracoli. Egli non svolge la difficoltà, non colora nulla, accetta la responsabilità del suo fatto, testa alta, petto scoperto. Non mi pare inoltre entusiasta della libertà, preferisce la disciplina e della buona specie. Lo si acclama come amministratore abile, ma non audace. Continua, non riforma. Sa, non inventa. Però, come si confonde sovente la parola di amministratore con quello di burocratico, io mi riservo giudicarlo a quando vedremo il nostro esercito in faccia del quadrilatero. Io stimo la scienza del rapporto, cui si qualifica sovente per la scienza amministrativa, meno che un zolfanello bruciato, meno che una mozione dell'onorevole Baldacchini, un frizzo di De Cesare o il sapere politico dell'onorevole Ciccone. Malgrado ciò, lo confesso, io confido nel signor Della Rovere, il discendente di Giulio II, come ebbe a dire un giorno il poetico Bertolami, che non sa adulare. Della Rovere non è un fanfaron, non promette che con riserva, vuota il fondo del suo pensiero con franchezza, quando lo costringono a parlare. Di frasi, punto. Serio, altiero, impassibile, con una figura che respira l'autocrazia, forse la durezza, tutto d'un pezzo, sobrio di parole, come un uomo che conoscesse il valore del tempo e che non è amica a sciupare, un po' pesante, ciò che argomenta la severità del suo portamento. Il signor Della Rovere, ne sono persuaso, farà l'esercito italiano, il quale deve compiere la redenzione della patria. Egli lo farà in un anno piuttosto che in 6 mesi, non importa, ma lo farà. E che è meglio ancora, egli ne comprende la missione. Egli ha sviluppatissimo l'organo, la bozza che deve principalmente avere un ministro nei tempi che corrono. E nella situazione in cui trovasi l'Italia, voglio dire la bozza dell'autorità, l'organo della coscienza e delle sue funzioni.
Egli parla di queste come San Michele Arcangelo, come il Papa. Egli ha inoltre del carattere, ciò che concorda a maraviglia con Ricassoli e Menabrea. Solamente quest'ultimo ed il della Rovere hanno più pronunziata la peccaminosa tenerezza delle genomie piemontese. Tutto calcolato, l'uscita di Della Rovere dal Ministero della Guerra sarebbe molto ragionevole, quando anche dovesse essere il generale La Marmora che lo rimpiazzi, e forse soprattutto allora. Della Rovere non ha idee esclusive, né idee sue a far trionfare come La Marmora. Il mistero dei lavori pubblici, come lo sanno i lontani e i vicini, è quella gentile volpetta del commendatore Peruzzi, che non ha bisogno di essere creato conte per decreto reale. La Savonetta Vilaine non ha nulla a lavorare nel suo blasone. Peruzzi rappresentava nel Consiglio ciò che Ferrari chiamava la federazione ministeriale, la Toscana prima che la Toscana invadesse il Consiglio. Egli uscì dalla Scuola delle Miniere di Parigi nel 1842-43. Nel 1848 fu gonfaloniere di Firenze e lavorò callidamente contro il governo del Guerrazzi per sollecitare il ritorno del Granduca, il quale, come Pio IX, si era rifugiato nelle pacifiche casematte di Gaeta. Malgrado ciò, dopo la Restaurazione, non volendo essere complice della reazione austriaca, Peruzzi dette la sua dimissione. Allora la Compagnia delle Ferrovie di Livorno lo nominò suo direttore, funzione che fu esercitata con universale soddisfazione. Peruzzi prese parte alla pubblicazione della Biblioteca Civile, ispirata dal colonnello Malenchini, col concorso di signori Ricassoli, Ridolfi, Galeotti, Corsi, tutti deputati OGD. Questa biblioteca, come tutti sanno, aveva per scopo di formare gli spiriti ed indirizzare l'opinione pubblica all'idea dell'unità italiana sotto la Casa di Savoia. Nel 1859 il bravo, infaticabile Malenchini si recò a Livorno, a Firenze, per spingere l'esercito toscano a quel pronunciamento che decise il Granduca a lasciare la Toscana. Peruzzi fe parte del governo provvisorio, il quale prese le redini dello Stato dopo il 29 aprile. 20 giorni dopo, Peruzzi ritornava alla direzione delle ferrovie dopo la guerra. Quando l'annessione della Toscana era contestata in Europa, Peruzzi fu mandato a Parigi da Ricassoli. Peruzzi ha pubblicato parecchie brochure e ha lavorato in tutte le commissioni per le ferrovie italiane. Spirito facile, ma moderato e flessibile. Peruzzi ha attraversato tutte le tempeste della rivoluzione italiana senza mai dare in secco né correr fortuna. Egli è una specialità distintissima, non un uomo politico. Ha nelle sue mani un strumento potente di cui si serve con circospezione, non negli uomini ma nella cosa, voglio dire il portafogli dei pubblici lavori. Ha paura della foga americana, non del puff degli americani. Preferisce i sistemi misti, le compagnie aiutate, sovvenzionate o assicurate dallo Stato. Necessita, gli errori lo hanno ridotto al lavoro diretto dello Stato stesso. Lo abbiamo veduto per un pezzo parlare, cercare, promettere, e lo ingegno pronto e la franchezza del promettere mai non gli fallano, poi agire. Ma qui incominciano delle dolenti note. Peruzzi partorì di un colpo la concessione di tutta la rete ferroviaria dell'Italia, centrale e meridionale, ed altra ancora. Egli non smentì punto la sua mirabile facilità nel negoziato degli affari, ma egli ha completamente fallito, fiasco su tutta la linea. Egli ebbe cattiva fortuna. Egli ha sciupato i denari dello Stato con una prodigalità furiosa,
ma giammai ministro non produsse risultati più minimi, relativamente, ben inteso, alla larghezza delle promesse e alle altezze delle aspettative. Tutte le compagnie con le quali trattò, a delle condizioni di riunione a far presto, e aveva ragione di ciò a volere, gli si sono spezzate fra le mani. La parola infedeltà ha ulcerato, a torto forse, il suo segretario generale. La sconfidenza del suo successo accompagna ora, malgrado tutto, qualunque suo progetto. Lo si dà inoltre come federalista o regionista, ciò che torna lo stesso. I suoi colleghi lo dicono difficile, ma è cocher, direbbero i francesi, ciò che ci affligge mediocrissimamente, però che coloro che ciò dicono non lo vogliono punto. Peruzzi è l'intelligenza più acuta del Consiglio. Egli ha la concezione vasta, ma gli manca, come finito, il tutto dell'attuazione. Egli difende il fatto con sua abilità, con fierezza, sovente un con verve, ma ciò che egli difende con più ingegno è raramente stemmato dal suggello del giusto e del vero. Egli è il fiuto degli affari, gli manca la mano, il metodo, la perspicacia di decimare i ciarlatani, il puff. Egli ha il giudizio dell'opera sua, gliele manca la coscienza. Altri faranno probabilmente meno, ma con più economia, faranno men presto ma meglio. Non di meno, pur essere giusti, bisogna soggiungere che il successore di Peruzzi, chiunque esso sia, troverà l'insieme dei lavori necessari all'Italia in parte in atto e quasi tutti iniziati con sentimento di sintesi, onde ogni dire rimarchevole. E non avrà che ad addolcire le predilezioni ed emendare la precipitanza. Peruzzi è il principale pilastro del ministero Ricassoli e se cade non è per sempre. Peruzzi è uno degli uomini necessari all'Italia come il Ricassoli. Io dirò la stessa cosa di Pastoggi, loro compatriota, che nella lotta delle passioni se ne pensi oggi in contrario. Il conte Pastoggi è ministro delle finanze e banchiere a Livorno. Egli è stato banchiere di Mazzini e della casa di Lorena, a questa prendendo e dando. Pastoggi è guizzato fra tutti i partiti, impaziente di rappresentare una parte politica nella commedia sociale. E cominciò da affari poco felici ed è oggi 5 o 6 volte milionario. Meglio ha fatto la sua fortuna nobilmente, dando all'exploitation delle mine dell'isola d'Elba un'estensione alla quale il governo toscano non seppe risolversi mai. Il Pastoggi è divenuto inoltre, poco a poco, il principale azionario delle ferrovie della Toscana. Lo si dice abilissimo nelle operazioni di banca e nel maneggio degli prestiti, restando sempre un perfetto galantuomo. L'imprestito del 1860 fece gli dono di una corona di conte e, vuolsi, di uno scambio di parecchie centinaia di mille lire. Pastoggi parla bene, con slancio, con spirito e talvolta anche con lirismo. È versato nelle teorie economiche e nelle lettere italiane. Vien poca alla camera, ascolta come un angelo, presenta bilancio su bilancio con i spaventevoli deficit sotto i quali soccomberà, se soccomberà, avendo avuto l'abilità di cader ritto sui piedi anche dopo la deplorevole riuscita dell'ultimo prestito. Pastoggi ha una stella propizia. Un fiasco gli dà un blasone. Dopo, la sua fisionomia si è meglio disegnata. Come finanziero, egli ha presentato al Parlamento un plesso di leggi nelle quali, malgrado l'inesorabile voracità del fisco, traspira che colui
il quale le ha proposte si ispira a principi economici elevati e liberi. Bastoggi ha una concezione sintetica che egli sviluppa per gradi e di cui si apprezzerà l'insieme quando coronerà l'edificio con la legge della percezione. Per il momento vi si sente un lavoro di bozze che deve essere mondato e raffinato, semplificato, abbellito, armonizzato, forse in tutte le sue parti. Ma il ministro gitta dei fondamenti e va di fretta. Le canne del tesoro sono divaricate. Bastoggi mira a dotare il nostro regno di un sistema finanziario, per quando può italiano, se il Balzelli hanno patria. Io dubito che vi riesca. Le finanze sono cosmopolite ed il signor banchiere livornese non ha l'ardimento di romperla con le tradizioni ed abbordare nelle imposte un sistema radicale, nell'amministrazione la semplificazione. Bastoggi non sa far agire la grande leva del credito pubblico, creare quella cosa dal nulla, moltiplicare come Cristo i pesci e i pani. 10 nelle sue mani saranno tutto al più 100, ma non mai 1000, 10.000 o 1 milione. Come ministro, il signor Bastoggi ha tenuto con grande convenienza il suo posto. Attaccato, non ha rinculato e si è difeso con destrezza, con ingegno, con franchezza, seminando il suo dire d'entusiasmo e di epigrammi a cui non mancano né il fiele né la punta. Ma il signor Bastoggi ignora la scienza del dettaglio. Egli è liberale ed italiano. Ha lo spirito coltivato, facile, morbido, proclive all'esaltamento. Il carattere troppo toscano, le maniere gentili. Non sembra ambizioso, non di meno cadendo, egli si rivelerà e più presto che non se lo aspettano coloro che lo scalzano. Ai saggi degli altri, Bastoggi verrà di nuovo ad apportare le correzioni della sua esperienza. Il suo predecessore gli aveva legato il caos piemontese. Egli lega il caos italiano, ma egli lo lega di una maniera vitale e organizzabile. Lo si giudicherà meglio sul budget unico dell'Italia, che prepara, che egli avrà forse il tempo di presentare. Il più grazioso fra i ministri è il signor Cassinis, ministro di grazia e giustizia. Quest'uomo amabile, avvocato distinto, parlatore fluente, ha sempre il sorriso sulle labbra. Egli è il solo ministro che non ha impazienti mai dalle interpellanze e dalle interruzioni. Egli sorride sempre e non manca mai di risorse e di cortesia. Profferi e Mellana gli fanno passare dei tristi quarti d'ora. Non di meno, egli non perde già mai il suo buon umore, la sua facilità di rispondere e il suo sangue freddo, ciò che avviene talvolta al Cavour. Il signor Cassinis non è neppure piccato che lo abbiano fiancheggiato di un latere senza preteso. Vi è in effetto un guardasigilli di Partipus, non si sa perché, il senatore napoletano Niutta. Questo povero uomo rimuove le mie viscere di pietà, è muto come un pesce. A Napoli, nel 1849, segnò la petizione per l'abolizione della Costituzione. Servì Ferdinando e Francesco II, credo anche Francesco I. Ora è co-ministro. Egli arriva alla Camera tutto ritto, raso come la mano, ammiccando, vestito completamente di nero. Lo si vede ogni giorno, esatto come la campana del refettorio dei frati. Arrivare ad 1:30, a sedersi all'estremità della tavola ministeriale, stecchito sulla colonna vertebrale, con le mani sui ginocchi, tenersi sul lembo della sedia, il cappello sulle cosce, non osando giammai volgere lo sguardo dal lato sinistro per paura di restarne pietrificato, come la moglie di Lot. Fino alle 4 il signor senatore sta impassibile, immobile. Alle 4 solamente egli comincia a rimuoversi un tantino,
alle 4:30 si muove affatto e va a beccarsi un risotto o dare la caccia alle crestaie ed alle contesse dei portici di Po. Un giorno Mellana parlava. Il signor Newt approvava furiosamente della testa. Il De Sanctis, suo vicino ordinario, lo guardò con un aggrottare di indicibile indignazione, quel quale signor Newt dormiva. Lo si dice un singolar giureconsulto e un uomo a buoni consigli nell'elaborazione del nuovo codice italiano. Ora egli è ritornato nella notte, donde lo avevano ritirato per azzardo. Requiescat. Infine, il ministro dell'istruzione pubblica, il signor De Sanctis, è un altro napoletano. Egli era, e forse ancora, filologo di sapere molto mediocre. Dava qui in Torino, nell'esilio, delle lezioni di letteratura con un certo successo, quando ottenne di andare ad occupare una cattedra a Zurigo. Dopo la rivoluzione del 60, permettete che la onori di questo nome, De Sanctis ritornò a Napoli all'insegnamento della grammatica. Garibaldi, che aveva preso l'abitudine di fare dei miracoli, lo nominò governatore di una provincia, poi consigliere di istruzione pubblica. De Sanctis restò a questo posto 9 giorni e fece più egli in quelle poche ore che tutti i suoi successori in 9 mesi. È vero che questi successori si chiamarono Piria, Ciccone, Imbrani, vale a dire il consumo dell'impotenza e dell'incapacità. De Sanctis ha pubblicato alcuni articoli di critica che dicono commendevoli. Esordì alla Camera con un discorso abile, molto ben assaporato ed applaudito soprattutto dalla sinistra. Era un'esposizione di motivi veramente liberale. Fu il solo suo discorso. Di poi è stato infelicissimo e pretenzioso. E l'ultima volta testé che parlò fece pietà. Si smarrì, perde il filo dell'orazione mandata a memoria, beve l'acqua zuccherata ad annegarvisi, prese fiato, si lamentò del cicalino della camera, del muovere le carte, del vento, del giardimede che gli portava la bibita. Fu lagrimevole. De Sanctis sa di politica quando gli uscì dalla camera. Lo si era preso per dare del ministro un individuo di Napoli e basta dire che lo propose Poerio. Si mostrò dapprima attivo, fornito di buona volontà, avvegnacchie debole, uomo infine da fare a voler fare. Egli ha ingannato completamente, radicalmente ogni aspettativa. Il fuoco fatuo nel suo debutto si è estinto miseramente nella confusione, nel disordine, nel ridicolo. Men che un commesso, egli ha brancolato nel vuoto e quando ha voluto, dal segno di vita, non ha fatto che offuscare di qualche sprazzi di luce dei suoi segretari generali, per gelosia o per intelligenza, non so. Fino a che il signor Quintino Sella tenne il timone del suo ministero, De Sanctis non dette delle sirti melenzamente. Di poi io non mi vidi mai miseria al di sotto di questa miseria, orgoglio al di sopra di questo orgoglio. Accanto come una piattola, scusino i miei leggitori, al gabinetto di Cassoli, il quale non può demolire una pietra senza rovesciare l'intero edificio, De Sanctis si è immelmato al suo posto, tollerato perché la responsabilità del gabinetto tutto lo copre, perché la maggioranza sostiene il gabinetto in blocco e perché egli rappresenta l'elemento napoletano e burbanza un'ostilità, molto gustata dalla sinistra contro l'egemonia piemontese. Del resto, egli non è nulla. Egli non ha saputo neppur demolire l'edificio poco organico del conte Casati e del conte Mamiani. Cadendo, De Sanctis non sarà né compianto né desiderato da chi che sia, neppur dai qualche parassiti che oggi dinanzi lo piaggiano, chi dietro lo scherniscono,
e cadrà per sempre. E noi saremo a domandarci ancora: ma come mai De Sanctis abbia potuto essere ministro? Ma i portafogli hanno la loro stella come i processi. Come uomo, De Sanctis è proprio galantuomo. Solo il peso del potere lo ha reso ebete. Ecco gli uomini che circondano il conte di Cavour. Sono degli atomi ai quali il nobile conte dà un impulso e che gravitano intorno a lui con un movimento cieco, obbedendo alla sua attrazione. Ora, qual è la politica del giorno del conte di Cavour? Essa si riassume in una parola: aspettare. Il conte di Cavour ha assunta la divisa di Guglielmo di Grandjean-Maintendré. L'Italia si trova oggi in presenza di due fatti: completarsi e unificarsi. Per compiersi bisogna che la recuperi Roma e Venezia, ma la bandiera francese tutela Roma. Questa bandiera la si può allontanare, non abbattere. Il conte di Cavour spera allontanarla con la pressione di una forza morale che il tempo solo dà. La questione veneta è ormai una questione Europa. L'Italia non può affrontarla sola né risolverla. Per ora, con le uniche sue forze, perché l'Italia è ora convalescente, viene appena di levarsi da un sepolcro di 15 secoli. Bisogna dunque, innanzitutto, avere un esercito e degli alleati. Per raggiungere questo risultato, non si saprebbe spiegare abbastanza di pazienza, di fermezza, di astuzia. In fatto di politica straniera, agli occhi del conte di Cavour, aspettare gli è riuscire. Nella politica interna, tutte le forze governative debbono convergere ad assimilare, ad unificare. Quest'opera non si improvvisa, soprattutto non si precipita, senza di che non si farebbe mica un edificio, ma un rappezzato. Dunque, attendere, ecco la parola d'ordine del governo italiano. Parlando del terzo partito e della sinistra, dirò ciò che si rimprovera il programma del conte di Cavour. Per il momento io non giudico, io non discuto neppure, io espongo. Il conte di Cavour morto, il gabinetto non gli sopravvisse. Il barone Natoli naufragò al Senato, poi approdò aggradevolmente e leggermente a una prefettura da cui fa sua delizia. Cassini si ritornò onorevolmente al suo banco di deputato, sempre lo stesso, molto stimabile e molto stimato. I ministri toscani, perché toscani, si attaccarono alla fortuna e al vascello del barone Ricassoli. De Sanctis, non essendo nulla, accettò Ricassoli come avrebbe accettato, chi so io, il can di Tartaria. La politica inaugurata dal conte di Cavour, senza beneficio di inventario, almeno in apparenza, servì il paviglione di un nuovo gabinetto. Fine capitolo 3. Seguirà il capitolo 4. Se vi interessa sentire il resto del libro, vi invito a iscrivervi al canale. C'è una playlist dedicata agli audiolibri che si chiama proprio Audiolibri. Ci saranno gli altri capitoli, poi alla fine verrà messo l'audiolibro completo. E grazie per l'ascolto.